È notte. Chiudete gli occhi. Mafia, apri gli occhi. Mafia, uccidi qualcuno. Mafia, chiudi gli occhi. Dottore, apri gli occhi. Dottore, salva qualcuno. Dottore, chiudi gli occhi. È mattina. Svegliatevi. La scorsa notte la mafia ha ucciso qualcuno. Il dottore non ha risposto correttamente. È stata eliminata Sara. Oh, andiamo, dottore! Oh. Addio. Adesso dobbiamo votare. Chi pensa Babak? Ehi, guardate come si diverte. Va bene. Chi pensa che siamo Sen? Ti stai sbagliando, alza la mano. No. Io invece dico di sì. Chi pensa sia Farad? No. Chi pensa sia Neda? Oh, andiamo. Neda, devi difenderti. State commettendo un errore. Sono un cittadino innocente, non potete accusarmi. Non ho fatto niente di male. Avete sbagliato di grosso. Come no? Allora qualcuno le crede? Grazie tante. Mi dispiace, Neda. Sei stata condannata a morte. Le tue ultime parole? Le mie ultime parole? Sì. Babak, abbi cura di nostra figlia. Ho perso la partita. È solo un gioco, tesoro. Ma non preoccuparti per Shabnam, le troverò una dolce mammina. Il mio fantasma ti troverà e ti caverà gli occhi, vedrai. Sto tremando di paura. Non è divertente. Quindi la mafia ha vinto. E Neda e Sara non ne facevano parte. No. Sì, visto, te l'avevo so detto. So che voi siete molto brave a mentire, quindi non credo a quello che dite. Allora, chi è stato? Chi era? Ovviamente uno era Babak. Babak e Mohsen. Lo avevo detto a Farad, ma è troppo testardo. Forza, andiamo a prendere da bere, lasciamo perdere questo cavolo di gioco. Dove lo hai messo? È nel congelatore. Sarà fresco. Neda, tieni d'occhio Shabnam. Ho il monitor in tasca, sta dormendo. Allora io vado a preparare il barbecue. Oh, lo conosco. Non è un granché. Andrà benissimo, dai. Mi fa vomitare. Dove sono i tuoi occhiali? È in borsa. Signore, chi di voi vuole uno shot? Passo, io sto allattando la bambina. Questo è un bene, così la tua piccolina dormirà per tutta la notte. Speriamo di sì. Quindi solo tu? Sì, io ne prendo uno. C'è qualcun altro che lo vuole? Io e Mohsen non beviamo. Ah, potreste anche fare uno strappo alla regola. Quindi siamo solo tu e io. E un pochino per Sara. Farad, cerca di non farlo esagerare, altrimenti Babak si ubriacherà. Andiamo, non sono solo un paio di shot. Dai. Faranno bene al mio mal di denti. Dico sul serio, non voglio discutere, non esagerare. Ha ragione. Mi raccomando, Babak. Infatti io faccio come voglio. I bambini dove dormono? Sono nella cameretta con Shabnam. Bambini, uscite da lì, forza! Così svegliate la piccola. Uscite, avanti. Fate piano, venite. Dovete lasciarla dormire. Avete capito? Si è svegliata. Tieni, tu vai. Tesoro, piccola mia. Dormi, tesoro mio. C'è papà. Ora devi cercare di dormire. Ci sono io. Dormi. Forza, cerca di dormire, piccola mia. La mia piccola bambina. La mia piccola bambina.
sole è già sotto. Niente da fare. Non riusciamo ad impararla. Come faremo ad insegnartela? Devi impararla. Anzi, dobbiamo impararla. Certo. Sì, sì, è vero. Grazie. Metti questo. Così? No, deve passare per il centro. Non l'hai mai fatto prima d'ora. Quindi, brava, così? Sì, esatto, molto meglio. Piano piano sto imparando. Molto la settimana bene, scorsa, brava. Per la prima volta ho preparato il gourmet sabzi. Oh. E Farad era molto impressionato. Che molto brava. Bene. Grazie. Avete già pensato ad un secondo figlio? Oh, me ne basta uno. Io farò il secondo quando Barbod sarà cresciuto abbastanza. È impegnativo. Un figlio unico poi diventa viziato. Io non voglio assolutamente che sia solo. Non è giusto. A me non dispiacerebbe averne un altro, ma già uno è faticoso. È la vero. Bambina mi stanca moltissimo. Ma Shabnam è bravissima. Che faresti con un maschietto? Shabnam è tranquilla. Siamo noi due ad essere sempre tesi. Trovo che hai fatto bene ad aspettare per averla. Perché? Beh, in Iran eri sola mentre Babak era qui. Sarebbe stato difficile. Sì, hai ragione, davvero difficile. Però. Dimmi. Lo spiedino? Sì, certo. Che c'è? Mamma, l'ho fatto proprio oggi. A Babak piace? Non sapevo avessi fatto un tatuaggio. Aspettavo che diminuisse il gonfiore. Non ci posso credere. È fantastico. L'altra metà è sul braccio di Babak. Che bella cosa. Lo so. Noi ne volevamo uno uguale. Ah. Quando abbiamo deciso di farli, io l'ho voluto fare qui. Che cos'è? Beh, questo in realtà non lo so. Era nell'albo del tatuatore. Come non lo sai? Beh, sei davvero è molto strana. Meglio. È più originale. Che hai? Il mal dei denti mi ha tormentato per tutta la notte. Beh, avrei potuto portarti qualcosa dall'ospedale. Sinceramente, non ci ho pensato. Fumi ancora? Non in casa. Anneda dà molto fastidio, è asmatica. Cerco di evitare. Neda sta bene. Si è ambientata. È molto difficile per lei. Le manca la sua casa, ma cerca in tutti i modi di abituarsi. Per il bene di Shabnam. Siete felici? Sì, sembrerebbe di sì. Molto bene. Sei sparito ultimamente. Da quando mi hanno trasferito al pronto soccorso, il lavoro è diventato più complesso. È così difficile infilzare le persone con gli aghi? Non puoi immaginare che significhi. Non riuscire a salvare una vita. Ogni giorno al pronto soccorso mi trovo davanti a un malato che per quanto possa provare a curare, non ho alcuna possibilità di poterlo salvare. Questa mattina una ragazza è venuta verso le 3. Era in fin di vita. Conoscevi quella ragazza? Ascolta. Babak. Hai ricominciato a fumare. Mohsen ha detto che la cena è pronta. Ok. Forza. Andiamo a tavola. Grazie di tutto. Siamo stati benissimo. Perché non restate qui stanotte? No, tranquillo. Una splendida serata. Sicura preferisco tornare a casa. No, non ti preoccupare. Ci vorrà molto. Come non preoccupare di sto bene. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Sara. Fate. Grazie per l'ospitalità. Mi raccomando. Buonanotte, Lara. Me la tieni, per favore? Vabbè. Sono stata benissimo. Sì. Babak, stai bene? Sì. Ciao. Aspetta, ci penso io. Maledetto dente. Non hai finito il tuo racconto? Non importa, tranquillo. Ti
te l'ho detto centinaia di volte. Odio i discorsi a metà. Sai che puoi dirmi lo tutto. So. Non era poi così importante, credimi. Finiremo il discorso la prossima volta. Buonanotte, Farad. Ciao. Abbi cura di te. Buonanotte. Ci vediamo. Farad, grazie. Grazie a voi. Siamo stati benissimo. È stata una bella serata. Alla prossima, allora. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Forza, guido io. Perché? Vuoi guidare in queste condizioni? Perché no? Perché sei ubriaco, dammi le chiavi. Preferisco farmi togliere la patente. Non guidare, Babak. Finiscilo, sveglierai la piccola. Forza, sali. Oh, santo cielo. Cosa parlavi con Farad? Perché? Che problema hai con Farad? Voi due siete uguali. Non mi sembrava in forma. Sono un po' preoccupato per lui. Pronto, Mohsen? Sì, dimmi. Ah. Adesso no, è troppo tardi ormai. Appena posso faccio un salto. Ok. Grazie per la bella serata. Siamo stati bene. A presto, ciao. Che ti ha detto? Il caricabatterie è da loro. Almeno non hai dimenticato la testa. Dai, ora torniamo indietro e dormiamo lì. Non ho nessuna intenzione di tornare indietro. Voglio dormire nel mio letto. Ricalcolo. Controlli la strada. Che sta dicendo? Il navigatore è impazzito. Dice di girare a destra. Prosegui dritto. Aspetta, vediamo dove vuole portarci. Attento, attento, rallenta, rallenta! Hai svegliato la piccola. Togli la mano, devo fare retromarcia. Ormai devi solo proseguire dritto. Non puoi tornare indietro, Babà, che cerca di ascoltarmi per una volta. Sta zitta, quanto parli. No, santo cielo. Completamente impazzito. Continua a guardare la strada. Babak, guarda avanti. C'è qualcosa sulla strada, attento. L'ha investito. Ma di cosa stai parlando? Guarda dove vai e basta. Non devi bere se sai di non reggere l'alcol. Così rovini solo una serata a tutti. Sei assillante. Vai a controllare, che aspetti? Cosa dovrei controllare? Vai a vedere cosa hai fatto. Che cosa ho fatto? Sarà solo un gatto, finiscila. Sì, certo. È sempre tutto un problema per te. Non è niente, piccolino. Non è niente. Non è niente, piccolino. Cos'è successo? Non c'è niente. Che significa niente? Che non è successo niente. Cos'era quel rumore allora? Controlla se non mi credi. Dammi la borsa di Shabnam. Ciao, piccola. Ciao, tesoro mio.
amore della mamma. Buttalo nell'immondizia. Fai guidare me. Smettila, dai. Che differenza fa? Dovremmo tornare a casa di Mosè. Ho detto che non voglio tornare indietro. Per quale motivo dovrei farlo? Non vuoi farmi guidare e non vuoi tornare indietro. Io non voglio farti guidare. Non stai bene. Cos'ho che non va? Sei distratto. Se sei così brava, come mai la polizia ti ha ritirato la patente? Solamente perché sono passata col semaforo rosso. Piuttosto dimmi tu che cosa vogliamo fare. Avanti, dimmelo. Che cosa facciamo? Dimmi cosa vuoi fare. È inutile, tanto mi contraddici. Dimmi cosa vuoi fare, tesoro. Non lo so, andiamo in un hotel. In un hotel per mezz'ora di strada? Mezz'ora fa hai detto che mancava mezz'ora. Sono due ore che giriamo. Pensa alla piccola. Dove andiamo? Hai detto di andare in hotel e allora andiamo in hotel. Che devo fare? Fai quello che vuoi. Questo. Sembra di sì. Ma è meglio un posto più frequentato. Questo era quello più vicino. Non c'erano molte alternative. Passami il maglioncino. Grazie. Aspetta, dove vai? Prendi la borsa della piccola. Indietro, che vuoi fare? Ehi, sta tranquillo, tesoro. Va tutto bene. Ignoralo, andiamo. Benvenuti all'Hotel Normandy. Salve, come sta? L'uomo all'ingresso chi è? Oh, mi scusi. Temo di non aver visto nessuno. È successo qualcosa per caso? Ha aggredito la mia famiglia. Oh, cielo. Beh, me ne occuperò personalmente, non si preoccupi. Quante notti vi fermate?
Soltanto stanotte. Capisco. Ah, beh, abbiamo libera solo una suite, purtroppo. Andrà bene, sì. Bene. Il suo nome? Babak Naderi. N-A-D-E-R-I. Ora può firmare lì. Per favore, sul tablet. Come avrà notato, di notte chiudiamo il portone a chiave. Quindi, se aveste intenzione di uscire, me lo faccia sapere. Così le aprirò la porta e la chiave della vostra stanza vi farà entrare dall'esterno. Ma, per favore, non dovete mai spingere la porta. Ok. E... ecco la vostra chiave. Grazie. La stanza si trova al quarto piano, camera 414. L'ascensore è sulla destra, qui dietro. Benvenuti all'Hotel Normandy. Grazie. Grazie. Dov'è Shabnam? L'ho cambiata e l'ho messa nell'altra camera. Quindi dormirà lì? Sì, starà più comoda. Vado a farmi una doccia, va a letto. Sì. Neda, la bambina si è svegliata.
Per favore, alzati. Va a vedere cosa vuole. Che c'è, tesoro mio? Qualcosa non va. Piccola mia, che c'è? Dormi, piccola, dormi. Dormi. Che succede? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Shh, no. Non fare così, tesoro. Tranquilla. Dormi, tesoro. Sei perso? Ehi. Cos'hai, tesoro? Eh? Perché non dormi? Che cos'hai? Vieni da papà, vieni qui, vieni da papà. Andiamo a prendere il latte. Andiamo, piccolina. C'è papà qui con te. C'è papà. Andiamo, su. Vieni. Signore? C'è nessuno? Salve, posso aiutarla?
Mi serve dell'acqua calda, per favore. Ma certo, mi segua. Grazie. Oh, faccia fare me. Grazie. Oh, posso fare io? Certo. Oh, ciao. È così carina. Grazie. Ho incontrato Bobby Kennedy una volta. Lei sa chi era? No, non lo so. Era il procuratore generale degli Stati Uniti agli ordini del fratello, il presidente John Fitzgerald Kennedy. Sono stati entrambi assassinati. Oh, sì. Io ho conosciuto molte persone e visitato molti posti. Parigi. Quella sparatoria nel locale. Porto Rico. Quando quell'uragano uccise oltre 2000 persone. Las Vegas, Hotel Bellagio. Ero lì la settimana scorsa quando hanno sparato a quel ragazzino afroamericano uccidendolo. Che brutta fine. E il fuoco della vendetta in quel magazzino in cui sono morte e bruciate 40 persone sotto i miei occhi. Oh sì, ho visto tante di quelle morti. Ma la peggiore è stata la morte di un bambino. Quella è la più tremenda. A volte non c'è una via di scampo. Sai, come le sabbie mobili. Più provi a muoverti, più affondi nell'oscurità. Oh, deve perdonarmi se le mie parole l'hanno turbata. Passi una buona notte. Cosa ci fai qui? Quando sei scesa? Ero venuto a cercare dell'acqua calda. Puoi andare. La metto a letto. Ti ho detto che puoi andare. Non so perché fa così. È felice. Le piace giocare, immagino. Non è vero? Vai pure a dormire. Torno appena si è addormentato. Sei sicura?
Tutto a posto? Dorme. Che c'è? Qualcosa non va? Dov'è la bambina? Come dov'è la bambina? Dov'è? Perché Shabnam è qui? Mi hai detto tu di lasciarla con te. Stavo dormendo. Hai lasciato da sola la piccola. E sei salito. Dammela. Lasciamo stare. L'avevo data a te. Dammela. Non la toccare. Dammela, ti ho detto. Sei impazzito. Non devi prendermi in giro. Di cosa stai parlando? Se le fosse successo qualcosa. Sei impazzito. Vieni anche tu. La faccio calmare intanto. Tu vai. Tranquilla, la mamma è qui con te. Neda? Che altro c'è ancora? Niente, scusa. Se ti serve qualcosa, chiama. Dormi. Cosa fai in giro a quest'ora? Shabnam dorme? Sì. Babà. Perché mi hai lasciato? Cosa? Perché mi hai lasciato? Di che parli? Cosa stai dicendo?
forti così. Non riuscivo a farla addormentare, Babak. Dico a te. Perché mi fissi in quel modo? Dammi la bambina. Hai perso la ragione. Non ti permetterò più di bere. Dammi la bambina. Dov'eri? Dov'ero, dici? Dov'ero? Sei impazzito dov'eri? Per caso? Dimmi dov'eri. Non riesco neanche a parlarti. Tutto questo è ridicolo. Spegni la luce. Shh, non è niente, tesoro, piccola mia, non è niente. Dormi, tesoro. Dormi. Dormi, tesoro mio. Dormi. Dormi, tesoro. Babak, cos'hai? Mi sto stancando. Dov'eri un attimo fa? Che vuol dire dov'ero? Ero con la bambina. Invece non eri seduta su quella sedia a limarti le unghie? Babak, di che parli? Non so più che cosa. Che cos'è? L'ho già sentito. Che succede in questa topaia? Dove diavolo è finito? Dove stai andando? Vado di sopra a controllare. Mi scusi? E là?
Guarda qui. Che cosa? Non ho fatto questa foto a Shabnam. Può darsi che l'hai scattata per errore. Io non posso aver dimenticato di aver scattato una foto con il flash a mia figlia. La controlli sempre con la torcia del cellulare. L'avrei toccato per sbaglio. Allora? Hai un'altra spiegazione? È entrato in camera qualcuno e le ha scattato una foto con il mio telefono. Che c'era di sopra? Niente, c'è il tetto e un mucchio di tubi. Allora sono le tubature. Stai solo esagerando. A te sembrano tubature? Chi è? Chi era? Chi era? Nessuno. Dammi il tuo telefono. È ridicolo, ci sono gli stalker nell'hotel. Chi stai chiamando? È pronto? Salve, sono con la mia famiglia in un hotel e c'è qualcuno che continua a disturbarci. No, non c'è personale nell'hotel, abbiamo cercato. No, loro non hanno rubato niente, ci stanno solo importunando. No, non ho visto nessuno. Alloggiamo all'Hotel Normandy. Mi chiamo Babak Naderi. B-A-B-A-K-N-A-D-E-R-I. Ok. Ok, vi aspettiamo, grazie. La polizia cosa potrà fare? Non abbiamo visto nessuno. Andiamo. Dobbiamo andare. Che vuoi dire? Andiamo di sotto. Lasciala, si era appena addormentata. Forza, che cos'hai stanotte? Forza. Perché ti comporti così, babà? Avanti, piccolina, andiamo. Andiamo, su. Mi sta scoppiando la testa. Posso riposare 10 minuti? Ecco qua, siamo pronti. Andiamo. Mamma, mamma. L'hai sentito anche tu? Sì. Vado a controllare. Ho le allucinazioni perché sono ubriaco, ma tu... Non riesco a capire. Che cosa sta succedendo? Era vicinissimo. Chi stava chiamando, mamma? E come diavolo faccio a saperlo? Io non so neanche se ho capito bene. Ha detto 2 volte mamma. Come puoi non esserne sicura? Avete chiamato voi la polizia? Sì. Sorpresi di vedermi? Ci stavate aspettando? Sì.
Com'è entrato? La porta era aperta. Era chiusa a chiave. Come ci ha trovato? C'è un registro per questo. A quanto pare siete gli unici clienti. Ah, davvero? Posso entrare? Certo, prego. Come posso aiutarvi? Qualcuno ci sta disturbando da tutta la notte. Può dirmi esattamente cosa è successo? Non lo so. Ok. La prima volta ero alla reception ed è arrivata una donna. Quando mi sono girato, era sparita. Non capisco. Voglio dire, c'era qualcuno alla reception, ma... è scomparso. Come è scomparso? Non lo so. Forse... E la seconda volta, una donna era nella nostra camera. La stessa che era scomparsa? Non l'ho vista la seconda volta. Lei può confermarlo? Io non lo so, non ne sono sicura. Magari lo ha solo immaginato. No, è successo due volte. Ha preso qualcosa? Che cosa significa? Risponda solo alla domanda, sì o no? Certo che no, io non uso droghe. Perché il suo alito ha questo odore? È solo il mio collutorio. Contiene alcol, non lo sapeva? Io ho mal di denti. Non è che mi sta nascondendo qualcosa per caso? No. Chieda a mia moglie. Qualcuno faceva rumore sul tetto. Qualcuno stava bussando alla porta. Li ha visti? No, non c'era nessuno. Ascoltate, sono le 5 di mattina. Volete che trovi qualcuno che ha bussato alla porta e che poi è scappato in giro per l'hotel? Non sono scappati. Quindi sono scomparsi? È venuto qui per prendersi gioco di me? No. Io non la sto prendendo in giro, forse è il contrario. Ne ho abbastanza. La prego, gente. È stata una lunga notte. Babak, cerca di calmarti. Non ti arrabbiare. Ok, mi dispiace. Ha ragione mia moglie. Prima che lei arrivasse, abbiamo sentito un bambino chiamare sua madre dalla camera da letto. Ah, sì, lei l'ha sentito? Sì, è vero. E che ne è del bambino? Non c'era nessun bambino. Quindi è scomparso proprio come tutti gli altri. Posso? Certo. Tesoro. Sono qui, tesoro mio. Sono qui, sta tranquilla, amore, dormi. Lei è la vostra unica figlia? Sì. Credevo ne aveste un altro. Che cosa vuol dire? Ha detto che un bambino la stava chiamando, ma sua figlia è una neonata. No, non stava chiamando me. Chiamava la sua mamma. Mi scusi, agente. Sembra che non abbia capito la situazione. No, l'ho capita perfettamente. Avete sentito rumori? Avete visto delle persone disturbarvi. Ma non sono qui ora. La polizia non può fare niente. Avete bisogno di trovare una chiappa fantasmi. Fantasmi? Già. Se riuscite a catturarli, non vi daranno più fastidio. Ci prende in giro? No. Non sto scherzando. Noi trattiamo i fatti, quello che si può vedere. Non le allucinazioni. Ma io sto dicendo la verità. Sì.
Sua figlia è bellissima. Posso prenderla in braccio? Sì. Oh, grazie. Oh, è adorabile. Grazie. Già. Prendetevi cura di lei. Anche lei ha dei figli? Sì, ce l'avevo. Una figlia. Perché dice aveva? È stata investita da un'auto. Mi dispiace. Chi è? Non lo so. Forse è il mio collega. Fatelo entrare. Neda! Babak! Cos'è successo? Cosa? Andiamo! Oh.
Mamma! Posso giocare con mia sorella? Ricordi. Cos'è successo? Che succede? Acqua! Alzati! Andiamo! Forza! Va a sederti lì. Thank you.
Andiamo di sopra. Andiamo di sopra. Andiamo di sopra, andiamo, andiamo. Andiamo, forza. Andiamo. Cosa vuoi che faccia? Non lo so, chiamo qualcuno. Chi posso chiamare? Non lo so. Farhad, Mohsen. Pronto, pronto, Farhad. Pronto, Farhad, come stai? Farhad, scusami, so che sono le 5 del mattino. Siamo venuti in un hotel e... Pronto, pronto. Farhad. Accidenti, è staccato. Come facciamo? Pronto? Pronto, Farhad? Pronto. Mi senti, Farhad? Farhad, ci serve aiuto. Pronto? Riesci a sentirmi? Era isolato. Ho provato a chiamare. Non so dove sia il telefono di Neda, forse l'abbiamo lasciato in macchina. Credo che il telefono di Neda sia in macchina. Ora però devi ascoltarmi, per favore. Siamo venuti in questo hotel, ma ci è successo qualcosa e non riusciamo a capire cosa. Che ci fate in un hotel? Non ho tempo di spiegarti. Dovevamo passare la notte da qualche parte, abbiamo finito la benzina, ma questo adesso non importa. Raggiungici il prima possibile. Ora? Sì, vieni ora, adesso. Perché? Ci sono persone che fanno cose, ti tormentano, non lo so, ti prego, io non lo so. State bene? Non lo so, ci stanno stalkerando, non so cosa stia accadendo, non so che cosa mi stia prendendo, però adesso smettila di farmi tutte queste domande. Avete chiamato la polizia? Non c'è nessuno in reception? Sì, certo che l'abbiamo fatto, nessuno sta facendo niente, ti prego, vieni, Farhad, vieni qui! Che sta dicendo, Babak? Lascia che ti dica una cosa. Cercate di calmarvi ora. Smettetela di cercare per voi, non c'è via di scampo. Che stai dicendo, Farhad? Ti sei drogato? Di cosa parli? Non c'è via di scampo. Non c'è via di scampo. Non c'è via di scampo. Babak. Babak.
Non potrebbe essere per via di questi. Per via di cosa? Di questi tatuaggi. Sei diventata pazza. Non dire assurdità, per favore. Non lo so, forse è una maledizione. Quelli non c'entrano niente. Non iniziare con queste tue stupidaggini, per favore. Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Perché il sole non sorge? Perché non sorge? Perché il sole non sorge? Babak! 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 Mamma! Mamma! Il bambino. Cosa? Non ho tenuto mio figlio. Di cosa stai parlando? Nostra figlia sta dormendo di là. Che stai dicendo? Neda, parlami. 5 anni fa, quando sei venuto qui, ho scoperto di essere incinta. Ti sentivo da un po'. Tu dovevi tornare, ma non l'hai fatto. Non volevo che mio figlio non avesse un padre. Così ho abortito. Perché non me l'hai detto? Tu dove diavolo eri? Dove diavolo sei finito? Credevo che non saresti più tornato. Alzati, la piccola sta piangendo. Ora andiamocene di qui. È tornata la luce. Alzati, Neda. Andiamo via da questo posto. Premi di nuovo il pulsante.
nascondendo. Di cosa stai parlando? L'uomo alla porta ha detto che se sentono la verità il sole sorgerà. Appena ti ho detto la verità è tornata la corrente. Che cosa mi stai nascondendo, Babak? Non riesco ad aprire questa dannata porta. Dobbiamo soltanto andarcene. Poi si risolverà tutto. Non ti muovere da lì. Va bene. Tu resta lì. Ho trovato un'altra uscita. Ora torno, faccio il giro. Perché scappi via da me? Sofia! Avevi detto di amarmi. Mi hai mentito. Mi hai mentito. Perché non l'hai lasciato? Mi hai fatto tu questo. Ti prego, non farlo. No, ti prego, non farlo. Dillo. Ti prego, mi dispiace. Dillo. Mi dispiace, tesoro. No, ti prego. Dillo. No. Thank you.
Neda! Neda! Shabnam! Shabnam cosa? Neda! 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 Fammi vedere cosa ho fatto! Fammi vedere! Fammi vedere! Cosa è successo? Devi trovare Shabnam! Perché? Dov'è? Trovala! Trovala! Shabnam! Shabnam! Qualcosa che non mi sta dicendo. Non hai via di scampo. A volte non c'è via di scampo. Vieni via con me. Sa com'è? È come le sabbie mobili. Non c'è via di scampo. Più ti agiti. Vieni con me. Più affondi. Non c'è via di scampo. Vieni con me. Come with me.
all'oscurità della notte, al guardiano del mattino. Dall'oscurità della notte al guardiano del mattino. Dall'oscurità della notte al guardiano del mattino. Dall'oscurità della notte. Thank you.
suratamo tu oliene volabi chaste mi porsamas kodam in garibe kie az man chi michon un be man ya man be un khire shodam avaram nemishe har chi mibinam chashamo ye lance ruham misodam خودم میگم که این صورت هکم میتونم از صورتم ورش دارم میکشم دستم و روی صورتم هرچی باید بدونم دستم میگم منو توی آینه نشون میده دیگه این توی نه هیچ کس دیگه جای پاهای تموم قصه ها رنگ غربت تو تموم لحظه ها مونده روی صورت تا بدونیم حالا امروز چی ازت